Buonasera, benvenuti a questa edizione speciale del sabato di Occhio alla Notizia. Apriamo parlando di una mostra che ha riscosso grande successo a Fano, perfetto e virtuale. Il comune di Fano spenderà 25.000 euro per acquistare le strumentazioni adottate dalla mostra perfetto e virtuale, visitata da oltre 15.000 persone nella ex chiesa di San Michele, con la quale il centro studi vitruviano ha catalizzato l'attenzione dei media nazionali sull'uomo vitruviano disegnato da Leonardo da Vinci, che grazie a questa strumentazione ha permesso una visuale ad alta definizione del disegno e mostrato aspetti mai visti prima. Questa strumentazione servirà ad allestire una mostra permanente sul grande architetto romano e sulla romanità fanese. Questa mattina, nella conferenza stampa di bilancio del centro, lo hanno annunciato l'assessore alla cultura Stefano Marchegiani assieme al sindaco Seri. In conferenza stampa ho avuto modo di dire scherzosamente che se ci avessero raccontato il primo giorno che siamo partiti con questa avventura i risultati che avremmo ottenuto non ci avremmo creduto. E oggi con grande soddisfazione dobbiamo verificare che la mostra dedicata all'uomo vitruviano ha avuto uno straordinario successo. Qualcuno ha definito un piccolo miracolo, ma in realtà come amministrazione noi ci abbiamo creduto dal primo momento. Non a caso abbiamo anche scritto e ripetuto in più occasioni che la nostra identità si deve richiamare alla classicità, alla romanità e anche abbinare il nome di Fano a Vitruvio. Questa è la prima mostra virtuale che si fa nel nostro territorio. L'amministrazione si impegna già a inserire nel progetto del distretto culturale voluto Flaminia dei finanziamenti che ci possono consentire di acquisire tutte le macchine della mostra al patrimonio fisso del Museo di Fano. Queste macchine, computer, tablet, schermi, ci consentiranno di implementare i contenuti con altri contenuti nel tempo, perché abbiamo visto oggi che la comunicazione virtuale è quella che funziona meglio per giovani, meno addetti ai lavori, e quindi tutti si possono sentire coinvolti in contenuti che spesso escludono per la loro specificità. Io spero che questo sia, che la chiusura di questa mostra non sia un punto fine su un grande evento, ma sia, come dire, una sorta di punto zero sull'idea, sulla comprensione, sulla convinzione che la cultura è un qualche cosa davvero che può unire, che può portare tanta gente a vedere questi eventi, eventi che piacciono, che sono gradevoli, che sono belli, ma che possono anche educare e formare ed aiutare le nuove generazioni, i giovani sono venuti tantissimi a questa mostra, come dire, ad acquisire una sensibilità sociale e civile che li faccia diventare persone adulte e mature. Successo insperato, circa 15.000 visitatori, una cosa mai successa a Fano, dovuta sia alla mostra che ha un suo valore notevole, sia al luogo che ha una potenzialità incredibile e che speriamo di averlo così dimostrato. La mostra è aperta fino al 6 gennaio, nei giorni feriali dalle 17 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 e rimarrà chiusa il lunedì. Ed ora ci spostiamo a Pesaro, nella prefettura, perché c'è il nuovo insediamento del nuovo prefetto. Si insiederà appunto il 5 di gennaio prossimo il nuovo prefetto di Pesaro e Urbino, Luigi Pizzi. Ascolano, 62 anni, Pizzi è stato fino a pochi giorni fa prefetto di Matera. Laureato in giurisprudenza, è entrato nella carriera prefettizia nel 1981, ricoprendo una serie di incarichi, tra cui quello di presidente della commissione straordinaria del comune di Gioia Tauro di Reggio Calabria, il cui consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Pizzi ha già annunciato che tra i suoi impegni ci sarà quello per la risoluzione o quantomeno l'attenuazione delle problematiche di tipo economico-occupazionale che interessano purtroppo un sempre maggior numero di famiglie e in questo periodo di crisi. L'AGE, l'Associazione Genitori di Fano, organizza una mostra di chitarre del maestro Franco Scatasta e degli allievi della scuola di liuteria classica che il maestro ha fondato e diretto dall'anno 2007. Si terrà presso l'auditorium del coro polifonico malatestiano, via Arco d'Augusto 39, al primo piano, da sabato 3 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19.30 e alle ore 17. È previsto un concerto in cui verranno eseguiti da alcuni allievi chitarristi
chitarristi della scuola Bramucci vari brani classici e moderni utilizzando gli strumenti in mostra. Oltre alle chitarre, gli allievi e il medesimo maestro Scatasta esporranno altri strumenti a corda, fra cui un'arpa celtica, un mandolino, un ukulele. L'ingresso è gratuito e è aperto a tutta la cittadinanza. Ancora eventi, ancora manifestazioni, e questo invece è a scopo benefico, una partita di volley che ormai è entrata nel cuore di tutti quest'anno a favore dell'AGFH. Domani alle 20.30 al Palazzetto dello Sport di Fano si terrà il quadrangolare di beneficenza di volley organizzato dall'Avis Fano e dal Comitato Genitori di Sant'Orso. Quindi al grido di vivi il lato sano dello sport si sfideranno a suon di schiacciate e veloci sottorete quattro squadre. La squadra dei parroci, quella dei politici e la rappresentanza di Avis e Proloco insieme. E inoltre i detentori del titolo, la squadra dei giornalisti. Nel corso della serata i bambini presenti avranno un anticipo di Epifania, ricevendo in regalo le calze delle Befane presenti e saranno allietati dagli immancabili Tiro e Molla. L'evento è a scopo benefico come sempre e l'incasso sarà devoluto quest'anno all'associazione AGFH che si occupa di disabilità. Parliamo ancora di Befana e questa volta la Befana viene dal cielo. Martedì 6 gennaio la Befana viene in aeroporto. Un programma allestito appunto nell'aeroporto di Fano. Dalle 10.30 alle 11 esibizione di aeromodelli, alle 11 arriveranno le Befane con paracadute e doni e dolciumi, 11.30 cioccolata offerta e inoltre dalle 11.30 in poi sarà possibile visitare gli hangar dell'aeroporto e voli offerti dal Fly Fano Club, ingresso libero. Ebbene, con quest'ultima notizia io mi fermo qui, termina questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia che tornerà lunedì sera alle 20.30. Buon sabato e buona domenica a tutti voi.